Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte eravamo appena arrivati a Johto, quindi se ve la siete persa andatevela subito a recuperare, anche perché abbiamo catturato Heracross, o meglio abbiamo fatto unire alla nostra squadra un iconico Heracross. Poi abbiamo catturato anche qualche Pokémon nuovo come Stantler, Pinsir e insomma sì, loro due. Stiamo riformando piano piano la squadra perché ora dobbiamo inseguire un Chikorita, che diventerà il nostro Chikorita, all'interno di questo boschetto, quindi direi di andarci. Oh, qui sta nevicando e ci sono due signorine, tra l'altro. Il mio Heracross penso possa combattere tranquillamente. Ci metterò Pikachu come secondo Pokémon, ma boh, non penso sia, spero non sia una lotta in doppio. Ma detto ciò, direi di andarci. Pensi che puoi andare oltre la foresta? Non perderti. Ok, lotta in doppio? Sì, lotta in doppio. Agata e Nagata. Con i due Utut, la prima volta che vediamo degli Utut. Ok, i Grandina pure, perfetto. Allora, Rock Slide su tutte e due dovrebbero morire. In caso non morissero, Nuzzle, vabbè tanto... Vabbè, Pikachu ovviamente è mille volte più veloce di tutti, quindi... Addio, infatti muoiono. Perfetto, easy. E a questo punto possiamo continuare in questo boschetto. Allora, vediamo un po' dove c'è Chikorita. È là sopra. Beh, non sembra molto grande come bosco. E abbiamo uno Hutut. Ok, proviamo con ritorno. No, ho fatto Rock Slide. Volevo fare ritorno per provare a catturarlo. Beh, a questo punto andiamo a parlare a Chikorita. No, perché c'è ancora un Pokémon di mezzo. Ed è un Hunter. Oh, ok, strana come cosa. Un Hunter. Non ho più PP per Rock Slide, quindi facciamo fuga. Salve Chikorita. Chica. Hai scaldato Chikorita. Vorresti tenerlo con te, ma certo. Ok. Io avevo lasciato un posto libero in squadra, ma è stato riempito da Stantler, che avevo appena catturato nel percorso precedente. Quindi, amen, c'è lui adesso. Dovremmo aspettare di arrivare al box per poi prenderlo. Allora, proviamo a catturare questa Hutut. Ritorno non dovrebbe ucciderlo. Perfetto, raga, che calcolo incredibile. Attenzione, la grandine ci uccide? No, ok, perfetto. Con la Pokéball dovrebbe entrare questo Hutut. Tra l'altro non so se ci sarà un Noctowl iconico o Hutut iconico per... da prendere, perché se non sbaglio Ash ha un Noctowl a un certo punto, no? In caso noi abbiamo catturato comunque uno tutto. Ecco fatto, qui sopra non c'è nient'altro, vero? Il mio Heracross sta per morire, quindi direi di... ma anche non usare una pozione, semplicemente cambiare e mettere davanti Pikachu. Tanto non penso che ci siano altre battaglie qui, anche perché infatti qui non c'è nulla. Volevo solo andare a vedere se ci fosse qualcosa. Abbiamo un'altra Hutut, solo Hutut femmine in questo boschetto, eh? E possiamo uscire. Fai attenzione, la foresta è pericolosa. Molti sono scomparsi qui, ma letteralmente due passi. Tu cosa dici? Fa molto freddo qui, beh, capitano ovvio. E non so se avevano magari le risorse per fare una foresta grande, un dungeon grande. Ma ci sta anche, siamo tecnicamente all'inizio della regione. Quindi tecnicamente uno non dovrebbe avere dei Pokémon incredibili. Questa è un'allenatrice che abbiamo affrontato nello scorso episodio e aveva 4 Donphan. E siamo arrivati a Cherry Grove City, perfetto. Il primo box quindi non era molto distante. Eccoci qui. Curiamo i nostri Pokémon. E andiamo a sostituire qui nel box. Prendere Chikorita. Andiamo a vedere anche che natura ha. Overgrow come abilità va bene, la solita. Ok, foglie rama, buono. Frustata, azione e Sweet Scent. Vediamo, eh. Aumenta la difesa e diminuisce l'attacco. Beh, sarà un Chikorita speciale, quindi. Sarà un Chikorita speciale. Bold Nature. Sì, sì, sarà un Chikorita speciale. Ok. Quindi vediamo di insegnare l'Energy Palla se riusciamo. Allora, lasciamo giù Stantler per adesso.
Andiamo a metterlo nel suo posto nel box. Qual è il suo numero di Pokédex? 234. Vediamo, 240, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Qua, tacca. E abbiamo anche Stantler messo in posizione. E Utut. Utut è un 163. Quindi andiamo a posizionarlo. Qui. Allora, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63. Ok, abbiamo anche il piccolo Hutut. Vediamo un po' cosa c'è da fare in questa città. My son Salvador left on his journey just a few weeks ago. I wonder how he's doing. Suo figlio Salvador è partito pochi giorni fa per un viaggio e si sta chiedendo cosa stia facendo. Ok, qui possiamo teleportarci, ma non abbiamo altri punti di teleporto perché si riferisce ovviamente alla regione di Johto. Non può teletrasportarci accanto. Ok, loro piantano i fiori ogni giorno per assicurare, ogni mese per assicurarsi che non scompaiano. Ok. Vorresti imparare come si combatte? Ah, lo sai già, beh, effettivamente. Uno che ha vinto la Lega di Kanto, insomma. La Lega Orange, volevo dire, non di canto. Voi cosa state facendo esattamente? Stanno giocando, non romperci le palle. Beh, letteralmente quello che infatti ho fatto. Vorrebbe giocare con lei. No, i ragazzi che ostracizzano e escludono la ragazza. Questa discriminazione. Allora, quel vecchietto lì, scusami. Vorrei parlargli. Un attimo, non ho letto il primo dialogo perché stavo spammando. A come un dannato. Ma non. Oh. Allora? Ok. One ceramic. Vorresti delle scarpe da corsa? Penso che tu ne abbia già. Sì, vi ricordate che in Pokémon Oro e Cristallo, se non sbaglio, era il vecchietto che ci dava le scarpe da corsa. E giustamente non ce le dà, si diverte lui. Sembri un allenatore esperto, non ne vediamo molti da queste parti, ci dice lei. Effettivamente. Ho sentito che il Team Rocket è più forte di sempre. Forse, perhaps you should bring one of your strong Pokémon with you, just in case. Ah, ok, qua ci dà un indizio molto importante. Ci dice che il Team Rocket potrebbe aver mantenuto i suoi Pokémon, quelli forti. Quindi. Ci dice, non dare via tutti i tuoi Pokémon, non metterli nel box quelli forti, magari portati indietro qualcuno, eh. Poi noi ci stiamo portando indietro Charizard, che è una garanzia a livello 70 praticamente, Pikachu che non lasceremo mai giù, e Pidgeot per volo, che è utile per volo, Kingler per falso finale invece, per catturare la gente. Ora però, mettiamo davanti il nostro bel Chikorita, perché dovrà essere lui ad essere allenato ora. Allora, qui non c'è niente da fare. Questo ci insegna gravità, non mi interessa, grazie. E qui volendo tecnicamente potremmo pescare, vediamo se si trova qualcosa di interessante. Old Rod. Magari si trovano, non so, Meryl, Wooper, quel Pokémon lì. Vediamo un po', Ah, Wooper! Sì, interessante. Allora, Vine Whip. Ah, l'abbiamo shottato. Non pensavo. Non pensavo di shottarlo con Vine Whip, sinceramente, eravamo dello stesso livello. E dai, ne uscirà un altro, no? Ne uscirà un altro, no? Vero? Vai. Adesso verrà fuori Magikarp. No, poi un altro Wooper. A livello 5. Allora, usiamo Tackle, azione. Sì, non gli facciamo praticamente danno. Lui ha usato Rain Dance, ok. Water Gun, va bene. Altra azione. La battaglia più tesa della storia. Com'è tornare da. Cioè, venire da un episodio in cui catturavamo Zapdos a un episodio in cui siamo Chikorita contro Wooper a livello 5? È carina questa cosa. Nei giochi Pokémon non succede mai. Cioè, non hai mai questa sensazione di ritornare un po' indietro. Pur mantenendo i tuoi Pokémon interessanti. I tuoi Pokémon forti, eh. Ok. Wooper. No, non gli do un soprannome. E quasi quasi sapete cosa?
Ne cerco un altro, così da far salire Cicorita subito a livello 7. Voglio solamente sconfiggerlo quello che esce qui. Va a livello 5. Una bella frustata e addio. Così avremo Cicorita a livello 7. Buono. Poi voglio vedere cosa vendono nel market, ma prima fatemi curare qui. Poi direi di aspettate, dare. Allora, condivido esperienza a Cicorita. Poi insegnargli Energy Palla se si può. Energy Ball. Vediamo che la impara. Perfetto, la impara, quindi sì. Al posto di Wine Whip. Perfetto. E magari ritorno. Anche a lui ritorno al posto di azione. Vai. Perfetto. Per il resto non dovremmo avere altre mosse da poter insegnare. Non è che anche lui impara terremoto, vero? Earthquake, proviamo. No, infatti non può farlo. Giustamente. Di qua dietro invece cosa c'è? Ah, c'è uno stagnetto. Per cosa? Beh, non pescherò qui di nuovo. Boh, ok. Uno stagno dietro il centro Pokémon, contenti loro. E nel market vediamo cosa vendono, se vendono tutti gli oggetti aggiornati oppure se qui si ricomincia. Ok, no, tutto aggiornato. Bene, comoda questa cosa. Meglio così. Però a questo punto compriamoci un po' di pozioni. Per non sprecare tipo le pozioni, le super pozioni sui Pokémon scarsi che abbiamo adesso. Ok, e mi sa che bisogna andare per forza nord qui, giusto? Percorso 30, vediamo chi si trova qui, a parte quello strumento che non ho preso. Ok, ho Caterpie a livello 8. Alto come livello, no? Usiamo ritorno. Ma non fa danno, Cicorita. Proviamo con Energy Palla. Fa comunque più danno con Energy Palla che è meno efficace. Continuiamo con Energy Palla, va. Guarda che danno che fa. E poi un Razor Leaf. Beh, effettivamente ritorno al momento non ha molto senso di essere usato perché non c'è molto amico Cicorita, mettiamola così. Prendiamo questo strumento, una pozione, va bene. E un altro Pokémon, vediamo chi esce. Ladybug! Non ce l'abbiamo Ladybug. Allora, Energy Ball. Gli facciamo davvero niente. Non gli facciamo niente. Andiamo in Heracross. Paura che questo Cicorita, prima di diventare utile, passerà davvero tanto tempo, eh. Allora, usiamo Horn Attack, penso che lo shottiamo. Usiamo Ritorno, che dovrebbe far meno danno. Buono. Ora è in range di cattura. Vai, Pokéball. Poi io tra una puntata e l'altra mi metto a posto i Pokémon nel box, mica ve li faccio vedere sempre, eh. Ok, Pokéball, vai. Tra l'altro Ladybug si è liberato subito. Cioè, boh, va bene, Ladybug, ma stai anche un po' calmo, infatti. Anzi, calma, visto che sei una femmina. Heracross a livello 11. No, non voglio dargli un soprannome. Tu sei un allenatore? Vedi questi alberi dietro casa mia? Sono degli alberi di Apricorn, sarebbero le ghicocche in teoria, no? Possono essere usate per fare delle ball molto speciali. Black Apricorn. Ok. Ma possiamo entrare in quella casa? No. Vediamo chi troviamo qui in giro, eh. In questo percorso 30. Un altro Ladybug. Quelli maschi hanno le antenne più lunghe, avete visto? Non possiamo fuggire, davvero. E se non possiamo fuggire, ti mando dentro Heracross. Ti piace Heracross? Ah, colpo critico addirittura, eh. Ma se ti facessi Rock Slide, 4x e addio. No, per capire. Ok, veleno in polvere, non è male, al posto di profumino sicuramente. Glielo insegno.
Ok, vediamo di salire ancora un po' in questo percorso. Altro strumentino qui. Antidoto, ok. Tu ci insegni a saltare il recinto, caro bullo. Un altro Ladybug. Vai. Heracross. Vi immaginate che brutto sarebbe fare questi percorsi con Charizard? Cioè, letteralmente non faresti nulla praticamente. Proviamo a catturare anche lui direttamente. In caso poi lo potremo usare per farlo evolvere in Ledian. Ok, ha preso. No, non voglio dare il soprannome. Ok, no, questo ci sfida. Non ci fa vedere come saltare dal recinto. Rattata. Youngster Joe. Ma questo sarebbe Rattata. È Gennaro Bullo. Per me è Gennaro Bullo lui, eh. Guardate l'attacco speciale di Chikorita. Che danno, eh. I bet I win next time. Per me lui è Gennaro Bullo. Nei giochi Pokémon normali. Salve. Questo ci vuole distruggere. Oh, va bene, però con calma. Ecco, Pidgey è già un problema per noi. È già un problema in più. Vediamo quanto danno gli facciamo con un'Energy Palla. Un buon danno comunque, quindi niente male. E con un ritorno dovremmo chiudere la pratica. Ottimo. Rattata. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Tanto Chikorita condivide esperienza, quindi un po' se la prende. Vai, terremoto. Un po' overkill dite, per un Rattata. Ma va bene comunque, Chikorita livello 11, anzi 10. E possiamo passare di qui. Allora, qui sotto cosa c'era? C'è una Koopa, Hi, che ci sfida. Ok, Ariel con Ladybug. Quanti Pokémon ha questa? Scusatemi, 6? Non bastano le Energy Palla per 6 Pokémon. Ok, due ritorni per questa Ladybug bastano. Ottimo. Un altro Ladybug, va bene. Ma tutti così saranno? Perché faccio prima a cambiare Pokémon, eh. Ok, appena mi confondono cambio Pokémon. E mando Heracross. Sì, questa ha letteralmente 6 Ladybug. Ce n'era anche una nel cartone che aveva 6 Ladybug. Ok, confuso, quindi vediamo se colpisce questa volta, poi lo cambio, perfetto. Lo cambio poi. E mando Heracross. Vai. Facciamo 3 per 1. 3 a Chikorita e 3 a Heracross. Tanto Heracross con Incornata dovrebbe shottarli tutti. Easy. È solo fastidioso questo allenatore. Cioè, come l'allenatore dei 6 Magikarp, uguale. O quello con 6 Caterpie. Lì c'è un altro allenatore con uno strumento. Un Weedle, ce l'abbiamo già. Non ci interessi. Che è una Pokéball, fa sempre comodo. Tu mi sfidi? Let's Dance. Sì, mi sfida. Ok, Pokémon Ranger. Prima volta che incontriamo un Pokémon Ranger, sbaglio con... Bello Som, che a cui ha dato un soprannome, carino. Vediamo quanto danno gli facciamo col ritorno. Niente. Mentre lei ci fa parecchio danno. Con Energy Palla, invece, già molto di più. Perfetto, ha provato ad addormentarci, ma su di noi non ha effetto. Continua a provare ad addormentarci, ma non capisce che non ha effetto. Questo dovrebbe darci un bel po' di esperienza, eh. Sì, infatti. Sintesi? No, grazie. E un altro bello zombie, mandiamo Heracross a questo punto. Li ha chiamati tutti e due Bella, tra l'altro, ma come fa a distinguerli? Boh, dettagli. Un bel po' di punti anche per Heracross. Ottimo. E qui sotto cosa c'è? Niente, si torna qui. Sì, si torna alla casetta. A questo punto saliamo. Saliamo di più. E vediamo cosa c'è qui. Un'allenatrice.
Ok. E basta? Ah, non è un'allenatrice? Sì, è un'allenatrice, però dovevamo passarle proprio davanti, altrimenti non ci vedeva. Con Snubbull, davvero? Bello Snubbull. Cioè, bello, no. È uno dei Pokémon che a me ha sempre fatto cagare. Non so se anche a voi, eh. Ma io Snubbull, a me Snubbull non è mai piaciuto. Granbull sì, Snubbull no. Ottimo, e possiamo proseguire. E siamo arrivati a Violet City. Ok, a questo punto direi di curarci i Pokémon. Ecco fatto. Parlare con questo vecchietto. Have you ever seen apricorns? Hai mai visto le leghicocche? Crescono solo in questa regione. Sì, ne ho appena raccolta uno. Comunque, arrivati a Violet City, questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!